C'è uno loro che gira con la telecamera. La TV iraniana. Se mi senti parlo. Sta a posto così. Demstratovicic, prima cosa, chiudiamo con un bilancio positivo perché al di là dei risultati, un pareggio e due sconfitte, ma due ottime prestazioni contro l'Iran, il tuo bilancio di questi tre giorni? Ma il mio bilancio è, secondo me, positivo. Abbiamo lavorato bene anche durante gli allenamenti. Le due partite sono state buone, secondo me, perché la prima, proprio diciamo che io la preferirei toglierla. Ecco, l'abbiamo rimossa subito il giorno dopo analizzandola e poi l'abbiamo messa in archivio. Ecco. E le altre due sono state molto buone. Peccato sia l'altro ieri che oggi non aver vinto, però comunque giocare con una squadra così ben preparata fisicamente alla pari per 60-120 minuti è già un buon punto per noi. Si tratta di un appuntamento questo che fa seguito a tutta una serie di a un percorso che state facendo dall'inizio della stagione. Da settembre a oggi come reputi i passi in avanti e quello che c'è ancora da migliorare per questa Italia? Io sono molto entusiasta di questo progetto, sono proprio orgoglioso di farne parte, anzi ringrazio anche la federazione che ci permette di fare tutti questi raduni perché per noi valgono veramente tantissimo. Io vedo i ragazzi più giovani, noi stessi, diciamo della fascia media, quelli più grandi, siamo migliorati tutti, siamo cresciuti, con i due allenatori facciamo un ottimo lavoro, quindi è una cosa veramente grandissima quella che... l'opportunità che ci state dando, ecco. Tu sei giovane ma hai già una grande esperienza sia in Italia che a livello internazionale. In questa rosa ci sono tanti giovani nuovi, tanti volti nuovi. Come si stanno integrando a tuo avviso nella squadra? Sì, per me parlare di loro che sono giovani è un po' strano, ecco. Però sì, sono tutti bravi, se no non sarebbero qua. Ecco. Sono ragazzi che, come ho detto prima, stanno crescendo, giocano nelle loro società e sono preparati. Ora speriamo, ci focalizziamo subito sul Kosovo, sulle due partite, li analizzeremo bene e poi si penserà più avanti. Ecco.